ho eccola qua, Perfetto, è partita avviata. la registrazione. Allora, intanto vi do il buongiorno, vi do il buongiorno e cominciamo la nostra commissione con all'ordine del giorno un tema che noi abbiamo già trattato a una precedente commissione, quindi per quanto riguarda appunto la sensibilizzazione, una campagna di sensibilizzazione per incrementare diciamo gli acquisti sul nostro territorio da parte dei nostri cittadini, quindi cercare in un certo qual modo di dare una mano al commercio locale. Io adesso procederei con la segretaria all'appello. Grazie. Sì, buongiorno. Allora, alle ore 9 e alle ore 11, pardon, del 5 agosto, la commissione seconda sono presenti Tripputi Angela, Candigliota Marco, Presente. Antonio Ciancio, assente, Maria Cristina Ariano, Presente. Francesco Gugliotta, Presente. Elisa Zitoli. L'avevo vista. Sì, la vedo anch'io. Diciamo adesso è disattivato il microfono, però io l'avevo vista e sentita. Eccola, ci sono, ci sono. A posto. Bene, procediamo. Sì, ti sentiamo a tratti. Comunque ci sei. Ah, ok. Ci sono, vi sto ascoltando. Perfetto. Allora, Sì, assolutamente sì. procediamo con la lettura dei verbali, grazie. Sì, condivido lo schermo. Si vede? Ci sono anche io, Amicone Gianni, Associazione Commercianti. Sì, buongiorno Gianni. Buongiorno. Buongiorno Gianni. Buongiorno. Allora, Presidente, io ho aperto il primo dei due verbali. Mi sente? Perfetto, sì, sentiamo. Allora, è il verbale numero 21 della seduta del 13 luglio. Quindi il giorno 13 del mese di luglio 2020 alle ore 9 in modalità online attraverso la piattaforma utilizzata dall'amministrazione si è riunita l'intestata commissione convocata alla stessa ora per l'esame del seguente ODL, lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, appunto 2 aggiornamento bandi mercati rionali audizioni uffici, punto 3 controllo e sicurezza fronte pubblici esercizi soggetti ad assembramenti, redazione, risoluzione ed eventuale sottoscrizione, punto 4 varie ed eventuali. Poi ho il foglio firme. Allora, alle ore 9, consiglieri presenti alle ore 9, la Presidente Angela Tripputi, Marco Candigliota, Antonio Ciancio, Francesco Gugliotta, consiglieri assenti alle ore 9, Maria Cristina Ariano, Elisa Zitoli, svolge le funzioni di segretaria verbalizzante l'istruttrice amministrativa Federica Squarcio. Alle ore 9 la Presidente Tripputi, constatato il numero legale, quindi la validità della seduta, apre i lavori della Commissione. Alle ore 9.01 entra la consigliera Zitoli. Per quanto concerne il primo punto all'ODL riguardante la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, si dà lettura del verbale numero 20 del 6 luglio 2020 che viene approvato. Alle ore 9.08 entra la consigliera Ariano. La Presidente Tripputi passa poi al secondo punto all'ODL che tratta l'aggiornamento dei bandi mercati rionali 2020. Comunica ai commissari che gli uffici invitati non potranno essere presenti nella seduta odierna, tuttavia le hanno trasmesso un report relativo all'assegnazione del numero 15 posteggi del mercato di Quarto Miglio e numero 19 posteggi del mercato Metronio. Segue lettura e analisi del report bandi mercati 2020, dove vengono elencati i dati relativi agli ammessi al bando, agli esclusi, poiché le raccomandate sono pervenute fuori termine, nonché quelli ancora in fase di soccorso istruttorio. La Presidente Tripputi ricorda ai presenti che al punto numero 4 dell'avviso del bando, pubblicato in data 15 maggio corrente anno, è stato stabilito che la presentazione delle domande doveva essere presentata esclusivamente al Municipio 7 dal richiedente o da un intermediario munito di procura, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa e sigillata. Riferisce inoltre che nei precedenti bandi era inserito tra le modalità di invio delle domande di ammissione alla selezione per posteggi nei mercati, in primis la PEC, come da DAC 29/2018, ragione per cui alcuni partecipanti hanno seguito
detto ITER, prevedendo anche altre alternative al cittadino, raccomandate e consegne a mano presso lo sportello dell'ufficio protocollo municipale. La Presidente sottolinea che a tutt'oggi la PEC è prevista in quasi tutti i bandi per i concorsi indetti dalla pubblica amministrazione quale strumento valido per la trasmissione delle domande di partecipazione al singolo concorso. A suo avviso l'ente di prossimità deve offrire ai cittadini procedure e soluzioni agevolate. La parola istanza non è stata interpretata dagli uffici come domanda. A tal proposito precisa che in diritto l'istanza è la domanda scritta che si rivolge a una pubblica autorità al fine di ottenere l'intervento o l'attenzione da un ente pubblico affinché venga svolta una determinata attività. Chi vuole ottenere l'intervento o l'attenzione, nel linguaggio più propriamente giuridico, il sostantivo indica ad esempio una richiesta o un atto giuridico mediante il quale un privato chiede ad un organo pubblico di avviare un procedimento. Scusami Claudia, sì. quella N me la dovresti mettere minuscola perché altrimenti sembra che si comincia un nuovo periodo. Ah, ok, grazie. Grazie. Evidenzio subito per la collega. Diciamo così, ma ok. Specifica altresì quali siano i vantaggi dell'utilizzo della PEC in merito alla domanda scritta ad una pubblica utilità, immediatezza della comunicazione, piena prova della data di invio e dell'avvenuta consegna del messaggio, certezza ed opponibilità del contenuto degli allegati, risparmio di costi e tempi rispetto all'invio di una raccomandata ordinaria. In merito a quanto detto fino ad ora, la Presidente ritiene sia opportuno stilare una nota di commissione indirizzata alla Presidente del Municipio 7, all'assessore di riferimento e al Direttore del Municipio per chiedere la possibilità di ricorrere all'Istituto di Autotutela per inserirla nella valutazione di ammissione. Bisogna togliere la. Ok? Per inserirla, la attacchiamo quindi là. Giusto? Per inserirla nella valutazione, sì, okay. Va bene. Ok. Andiamo in rosso, guarda, questo mio programma Word. Allora. Ok, così evidente. Nella valutazione di ammissione alla graduatoria, le domande inviate via PEC ma rimaste escluse. Il consigliere Ciancio concorda nel facilitare lo snellimento burocratico, tuttavia ritiene che la scelta di inviare documenti mezzo PEC sia a garanzia del principio di segretezza dell'offerta economica. La Presidente Tripudi, nel riprendere la parola, spiega che le domande per l'assegnazione dei posteggi nei mercati non contengono offerte economiche, bensì documenti in allegato. Il consigliere Candigliota condivide quanto detto dal consigliere Ciancio nell'utilizzo della modalità di invio mediante la posta elettronica certificata nei casi in cui si trattano offerte economiche, ma nel caso specifico trattasi di un'indizione di procedura per l'assegnazione di posteggi di mercati, tra parentesi bando, dove non sussiste un corrispettivo economico. Sottolinea altresì l'importanza di semplificare le procedure amministrative. Il consigliere Cugliotta pone un focus sull'obiettivo del bando, che è quello di far ripartire i mercati e dare loro di nuovo vita, cercando di superare quanto più possibile le procedure per il buon esito delle cose. La Presidente Tripudi tiene a precisare che lo stato emergenziale sanitario da Covid-19 che vige attualmente sul territorio nazionale obbliga la popolazione ad osservare il distanziamento sociale. A suo avviso, ancor di più, la PEC sarebbe stato il mezzo più opportuno da far utilizzare ai partecipanti per l'invio delle domande. La consigliera Ariano, sulla base di quanto riportato dalla Presidente, manifesta la propria perplessità in merito ad una richiesta della Commissione volta ad indicare agli uffici di ricorrere all'Istituto di Autotutela. La consigliera Zitoli considera la modalità di invio delle domande mediante la posta elettronica certificata una semplificazione per i cittadini, come già previsto dalla DAC 29/18. Concorda nel voler stilare la nota di commissione, aggiunge poi l'importanza da parte della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di istanze di sicurezza la seduta di commissione del primo. Claudia, ti sentiamo un po' disturbata. Ah. Oh, ok. Non so che fare, sono connessa comunque con wifi. Uh-huh. Provo ad andare avanti. Adesso va meglio. Così come spiegato nella seduta di commissione del 1° giugno ultimo scorso dal presidente della commissione sesta permanente Luigi Pompei. Il consigliere Ciancio suggerisce di approfondire la tematica nella commissione speciale controllo e garanzia, dove potrà essere visionata la documentazione inerente al bando mercati 2020. Terminato il dibattito, la presidente Tripudi dà lettura della bozza. Alle ore 10:10 esce il consigliere Ciancio
e alle ore 10:11 esce la consigliera Ariano. Segue analisi e redazione della bozza della nota al termine della quale i commissari inseriscono al ritenuto che quanto di seguito riportato. In data 13 luglio 2020 la commissione seconda concorda all'unanimità dei presenti nell'inviare una nota per valutare la possibilità di ricorrere all'istituto di autotutela. Per quanto riguarda il terzo punto all'ODL, che riguarda il controllo e sicurezza fronte pubblici, esercizi soggetti ad assembramenti, redazione della risoluzione ed eventuale sottoscrizione, la Presidente Treppuri dà lettura della bozza di risoluzione, tematica già stata oggetto di riflessione nella seduta del 6 luglio ultimo scorso. Segue lettura e discussione dell'atto, al termine del quale i consiglieri sottoscrivono l'atto utilizzando la chat della piattaforma. L'atto viene sottoscritto dalla Presidente Treppuri, Cannigliota e Zitoli. La Presidente Treppuri comunica ai presenti che l'atto verrà depositato presso l'ufficio consiglio del municipio e resterà aperto alla firma di tutti i consiglieri fino al giorno di mercoledì 15 luglio, corrente anno, ore 10. Per quanto riguarda il quarto punto, che tratta le varie ed eventuali, la Presidente Treppuri comunica ai presenti che nella prossima seduta di commissione è sua intenzione proporre un progetto volto alla sensibilizzazione della cittadinanza rivolto al rilancio dei negozi di vicinato. Aggiunge poi che interverrà il rappresentante della società Jungle CEO and Founder, audito già in una delle precedenti sedute in merito ai green graffiti, che spiegherà l'articolazione del progetto. La Presidente conclude che si prenderà l'onere di stilare una bozza di atto del progetto che verrà sottoposta all'attenzione dei commissari. I commissari accolgono all'unanimità quanto proposto. Il consigliere Gugliotta domanda alla Presidente Treppuri aggiornamenti in merito alla delibera capitolina sulla modifica della DAC 91/19, se è da considerarsi operativa. La Presidente Treppuri comunica che la delibera deve essere calendarizzata in Campidoglio. Per quanto riguarda invece la deliberazione della Giunta Capitolina inerente la disciplina transitoria di sostegno alle imprese, è stata approvata dall'Assemblea Capitolina. Segue breve dibattito. Esauriti gli argomenti posti all'ODL, la Presidente chiude la seduta alle ore 11:12. Sì, ok. Documenti del presente verbale acquisiti agli atti dell'ufficio commissione, copia della nota di commissione PROT CI98570 del 13 luglio 2020, copia della risoluzione avente ad oggetto controllo per la sicurezza, decoro e quiete pubblica dei luoghi soggetti ad assembramenti fronte esercizi pubblici. Ok, questo è terminato. Perfetto. Se ci sono osservazioni da parte dei commissari, altrimenti lo approviamo. No, per me va bene. Gli altri commissari? Per me va bene, grazie. Buongiorno a tutti. Io non lo spiego. Sento la voce di Ciancio. Sì. È entrato. Ha assegnato l'orario di ingresso? Sì, va bene. È entrato alle 11:18. Ok. Allora, questo lo salviamo così. Adesso passo all'altro verbale. Sì, grazie. Allora. Ok, allora questo è il verbale numero 22 della seduta del 20 luglio 2020, quindi il giorno 20 del mese di luglio 2020 alle ore 9 in modalità online attraverso la piattaforma di controllo per l'amministrazione si è riunita l'intestata commissione convocata alla struttura per l'esame di uno, lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, 2, discussione progetto rilancio delle attività commerciali, ipotesi di campagna di sensibilizzazione, 3, varie ed eventuali, 4, espressione parere proposta di risoluzione avente ad oggetto controllo per la sicurezza, decoro e quiete pubblica dei luoghi soggetti ad assembramento fronte pubblici esercizi. Allora prendo il foglio firme. Allora, consiglieri presenti alle ore 9, la Presidente Angela Treppuri, Marco Candigliota, Antonio Ciancio, Francesco Gugliotta, consiglieri assenti alle ore 9, Maria Cristina Ariano e Elisa Zitoli. Ok. Partecipano alla seduta di commissione Jungle CEO and Founder, Lorenzo Fabbri, Associazione Commercianti di Appia Nuova, Luciano Lunari, Confcommercio Sara Amici, Deborah Scuccuglia, Confi Pe
segretario generale Dario Del Buono, svolge le funzioni di segretaria verbalizzante e istruttrice amministrativa Federica Squarcio. Alle ore 9 la presidente Tripudi, constatato il numero legale, quindi la validità della seduta, apre i lavori della commissione iniziando col primo punto l'ODL che riguarda la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Alle ore 9.03 entra la consigliera Zitoli, alle ore 9.06 no. Alle 9.06 entra la consigliera Ariano. Entra la consigliera Ariano, ok. Si dà lettura del verbale 21 del 13 luglio 2020, la cui approvazione viene rimandata alla prossima seduta utile. La presidente Tripudi passa poi a trattare il secondo punto all'ODL che riguarda la discussione sul progetto rilancio delle attività commerciali e ipotesi di campagna di sensibilizzazione. La presidente riferisce che a livello capitolino, per quanto concerne il riavvio delle attività produttive, sono state adottate misure a supporto dell'emergenza sanitaria. Aggiunge inoltre che per quanto di competenza municipale si è pensato di attuare una progettazione che coinvolga i cittadini al riavvio del commercio locale. In merito a quanto detto, la Presidente spiega che sarebbe utile avviare una campagna di sensibilizzazione finalizzata ad invogliare gli abitanti del quartiere acquistando presso i negozi di vicinato piuttosto che prenotare online alcuni articoli. Riferisce di aver preso in esame il progetto inerente alla sensibilizzazione del commercio per la vendita sul territorio da parte della società Gianceo & Funder e che è sua intenzione condividerlo nella seduta odierna con i commissari e gli invitati presenti per conoscere quali siano le loro opinioni in merito. Ricorda ai presenti che il signor Fabri, società Gianceo & Funder, è già stato audito in una delle sedute di commissione precedente. Presidente Tripudi cede poi la parola al signor Fabri per la presentazione del progetto. Signor Lorenzo Fabri ringrazia la Presidente Tripudi per essere stato invitato in commissione dandogli così l'opportunità di presentare il progetto. Condivide poi sulla piattaforma utilizzata dall'amministrazione le slide per illustrare il progetto. Il signor Fabri riferisce che l'idea di stilare il progetto è nata come risposta alla situazione complessa che l'emergenza Covid ha colpito duramente l'economia. Al momento attuale vige un clima di stress economico e psicologico che a risentirne di più sono state le piccole realtà locali. Il progetto ha come obiettivo quello di attivare una campagna di comunicazione bidirezionale per la città di Roma, con lo scopo di incentivare gli acquisti presso le attività commerciali locali e rilanciare le prospettive di sviluppo del commercio di prossimità. Riferisce che il progetto è iniziato con un'attenta analisi degli aspetti sopracitati per arrivare una soluzione creativa ed efficace. Una campagna multi-channel per incentivare i cittadini romani ad acquistare nei negozi del loro quartiere. Il signor Fabri specifica che il presidio di piattaforme ad alto traffico del servizio di delivery o della modalità d'acquisto click and collect sono alcuni esempi di risposte smart e funzionali rispetto alla situazione complessa che si sta attraversando. Il signor Fabri riferisce che durante il periodo emergenziale da Covid-19 il Comune di Milano ha inserito all'interno del sito ufficiale una mappa di tutti gli esercizi cittadini provvisti del servizio a domicilio. A seguito dell'esperienza sopracitata si è pensata ad una soluzione di nudging creativa, ossia una campagna multichannel per incentivare i cittadini ad acquistare nei negozi del loro quartiere sostenendo l'economia locale e la comunità. Si è scelto di dedicare il progetto a due principali arterie commerciali, via Appia e via Tuscolana, mediante due tipologie di soluzioni, offline e online. Per quanto concerne le soluzioni offline, la società Jungle Ceo & Funder propone i green graffiti, fanzine, vetrofanie e flyers. Il signor Fabri precisa che le soluzioni online hanno come obiettivo quello di integrare la campagna offline, promuovendo l'uso del digitale come strumento utile sia ai cittadini che ai commercianti. Gli asset messi in campo sono landing page, Facebook, IGUGC, Digital Support, Fidelity Card. Segue illustrazione delle soluzioni sopracitate con l'ausilio delle slide. Il consigliere Ciancio considera lodevole il progetto presentato, tuttavia evidenzia che indietro nel tempo sono state già fatte nel territorio municipale campagne di sensibilizzazione a difesa delle attività commerciali, ma che hanno avuto il più delle volte un riscontro positivo soprattutto per coloro che le dovevano recepire. Precisa che in alcuni casi è risultato vantaggioso solo per chi estendeva il progetto, aggiunge che è importante tutelare il commercio sotto casa, partendo da un'attenta analisi per poter poi procedere con una progettazione puntuale. È importante però
che i commercianti contengano i prezzi delle loro vendite. Il signor Lunari, Associazione Commercianti di Appia Nuova, considera il progetto di natura teorica piuttosto che pratica, riferisce che il commercio sulla via Appia è rivolto soprattutto ad acquirenti provenienti da altre zone di Roma piuttosto che locali. Considera importante servire la zona di più parcheggi al fine di incrementare lo shopping. La consigliera Zitoli considera il progetto presentato molto interessante e a sostegno alle attività commerciali. Per quanto riguarda la tematica inerente ai parcheggi, precisa che il progetto coinvolge due arterie, via Appia e via Tuscolana, fornite di mezzi pubblici e metropolitana. È necessario che le persone cambino la loro forma mentis utilizzando cioè i servizi pubblici per i loro spostamenti. Condivide altresì quanto detto dal consigliere Ciancio riguardo al dover contenere i prezzi delle vendite da parte dei commercianti. Segue dibattito in merito. Alle ore 10.46 esce il consigliere Ciancio. Sì. La presidente la signora Amici Confcommercio considera il progetto molto interessante, ritiene lodevole che l'amministrazione stia ponendo un focus sulla realtà del commercio locale, sottolinea che il concetto di commercio sta cambiando nel corso del tempo ed è importante sfruttare al massimo le innovazioni e credo al plurale le innovazioni una I, ok. Le innovazioni che vengono proposte dall'esterno. Alle 11.05 esce la consigliera Zitoli. Sì. La presidente Triputi riprende la parola dicendo che l'intento interno è quello di avere un primo approccio al progetto presentato dalla società Jungle Chain Funder per poter intraprendere insieme con i commercianti del territorio un percorso condiviso. Suggerisce di approfondire la tematica nelle prossime sedute di commissione. Nel corso della seduta interviene il dottor Dario Del Buono, Confipe, poiché impossibilitato ad essere presente prima per impegni lavorativi presi in precedenza. Alle ore 11.11 esce la consigliera Ariano. Sì. La presidente Triputi riferisce al dottor Del Buono quanto emerso fino ad ora. Il dottor Del Buono considera utile a sostegno delle attività commerciali iniziative volte al rilancio del commercio, evidenzia il particolare periodo che le attività commerciali stanno attraversando dopo il fermo dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il consigliere Candigliota sottolinea che è importante tutelare le attività commerciali e che al momento attuale la Commissione sta valutando di trovare la giusta strada da percorrere a sostegno del commercio locale. Rappresenta inoltre che negli ultimi anni gli acquisti da parte dei consumatori attraverso il canale internet online... No, rappresenta inoltre che negli ultimi anni gli acquisti da parte dei consumatori... Rappresenta inoltre che negli ultimi anni gli acquisti da parte dei consumatori sono stati prevalentemente attraverso è corretto Canigliota, quindi aggiungere sono stati prevalentemente sì. Mi sentite? Sì, va bene. Era più o meno il concetto che tu avevi espresso, no? Sì. Poi, vabbè, grandi linee, comunque è molto sommario, diciamo, verbale, deve essere sommario, insomma, sintetico. Allora, tutto ciò, allora proseguo, quindi punto, tutto ciò è stato per alcuni sensi a discapito delle attività commerciali locali. Segue dibattito in merito. Ok. Per il quarto punto, l'ODL, che riguarda l'espressione di parere alla proposta di risoluzione avente ad oggetto controllo per la sicurezza, decoro e quiete pubblica dei luoghi soggetti ad assembramento fronte pubblici esercizi, protocollo CI 100368 del 15 luglio 2020, la presidente Triputi suggerisce ai commissari di stilare alcune osservazioni da allegare all'espressione di parere. Segue analisi della proposta di risoluzione sopracitata, nel corso della quale vengono stilate le osservazioni. Alle ore 11.45 si procede alla votazione. Ecco, adesso io non ho il foglio firme, il foglio dell'espressione della votazione. Però, quindi poi lo ricontrolliamo in un secondo momento. Va bene. Allora, voti favorevoli 2, Triputi, Candigliota. Voti contrari nessuno, astenuti 1, Candigliota. La commissione esprime... Astenuto non è Candigliota?
Gugliotta, ho letto male io. Sì, sì, è Gugliotta. La commissione esprime parere favorevole a maggioranza con le seguenti osservazioni come di seguito riportate. Sopprimere la parola al punto. Sì. Pronto? Sì. Chiaro. Ho problemi con l'audio, scusatemi. Ok. Bene. Allora, sopprimere le parole al punto 4 del dispositivo. Dopo la parola anche, le parole via Tuscolana da Ponte Furba a Suba Augusta, viale Ciamarra e piazza Don Bosco. Il punto 4 del dispositivo sarà così formulato. Venga inserito nella tabella A del regolamento di pulizia urbana DAC 43/19 concernente individuazione aree urbane ai sensi dell'articolo 9,3 del DL 20 febbraio 2017 numero 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 numero 48, nell'elenco delle vie e piazze, anche largo Appio Claudio e viale Giulio Agricola. Sopprimere le parole al punto 5 del dispositivo, che operano durante le ore notturne fino al mattino come specificato dall'articolo 28 della DAC 49/19 lettera D. Aggiungere dopo le parole di quei locali le parole e i punti seguenti: già note alle forze dell'ordine dove in prossimità si verificano situazioni di violazioni alle prescrizioni sul distanziamento sociale durante il periodo di stato di emergenza, disturbo alla quiete pubblica, nonché disagio e pericolo per la propria altrui incolumità, bivacco ovvero lo stazionare in luogo pubblico in modo scomposto, contrario al decoro, nonché sedersi, anche consumando cibi o bevande, sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, fontane e scalinate di pertinenza, reperti archeologici e sul suolo pubblico, vie, vicoli, piazze o privato, soglie di entrata di civili abitazioni e di esercizi commerciali, anche intralciando il passaggio o recando qualsivoglia disagio e comunque al di fuori degli spazi all'uopo attrezzati e consentiti per la somministrazione. Si valuti in ultima ratio la possibilità di prevedere le chiusure notturne di quei locali già noti alle forze dell'ordine dove in prossimità si verifichino situazioni di violazioni alle prescrizioni sul distanziamento sociale durante il periodo di stato di emergenza, disturbo alla quiete pubblica, disagio e pericolo per la propria o altrui incolumità, bivacco, ovvero lo stazionare in luogo pubblico in modo scomposto e o contrario al decoro, nonché sedersi anche consumando cibi o bevande sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, fontane e scalinate di pertinenza dei parchi archeologici, sul suolo pubblico, vie, vicoli e piazze o privato, soglie di entrata di civili abitazioni e di esercizi commerciali, anche intralciando il passaggio, recando qualsivoglia disagio e comunque al di fuori degli spazi a luogo attrezzati e consentiti per la somministrazione. Alle ore 11:49 esce il consigliere Gugliotta. Sì. Per quanto concerne il terzo punto all'ODL che tratta le varie ed eventuali, fissare in presenza di concerti di buono affronta una tematica inerente alla sicurezza e al decoro dei luoghi soggetti a assembramento fronte pubblici esercizi. Aspetta un attimo. Mi sono persa. Quindi il 3 è varie. Il punto 3. Sullo schermo condiviso non scorre comunque il documento. Bene. Ok. La Presidente Tripudi riferisce al Dottor Del Buono quanto emerso a seguito anche della seduta di commissione del 15 giugno ultimo scorso. Esauriti gli argomenti posti all'ORDL, la Presidente chiude la seduta alle ore 12:13. Non capisco il punto 3, che è vari eventuali, ma all'ORDL c'era anche il punto 4, espressione parere, che non mi sono accorta, era stato anticipato il punto 4? Sì. Ok. A posto, quindi la chiusura alle 12:13. Documenti del presente verbale acquisiti agli atti dell'ufficio commissione, copia della proposta di risoluzione avente ad oggetto controllo per la sicurezza, decoro e quiete pubblica dei luoghi soggetti ad assembramenti fronte pubblici esercizi PROT C 100368 del 15 luglio 2020. Ok, terminato. Bene. Ci sono osservazioni da parte dei commissari? E volevo sapere se mi ascoltate. Va bene. Ok. Quindi possiamo. Mi sentite? Sì, Ciancio, ci sentiamo. Grazie, va bene. Ok, quindi approviamo il verbale appena letto. Va bene. Grazie. Perfetto.
Allora, ritorniamo adesso invece al tema della nostra commissione. Gentilmente chi ha i microfoni accesi se può spegnerli, grazie. Forse è il caso che... Grazie. Allora, intanto ringrazio il signor Gianni che diciamo si è inserito nella riunione odierna di questa commissione. È il signor Gianni, credo che sia il vicepresidente, sbaglio? La carica ufficiale è tesoriere. Ah, tesoriere, sì. Perfetto. Okay. Quindi parliamo dell'Associazione Commercianti Tuscolana che alla commissione precedente ahimè non erano presenti quando abbiamo avuto la presentazione del progetto da parte della Jungle. Quello che oggi volevo condividere con tutti i commissari è diciamo un po' un iter che volevo seguire condiviso con tutti voi. Ora, siamo stati tutti concordi a portare avanti questo progetto di campagna di sensibilizzazione. Ora noi abbiamo preso ad esempio questo progetto per capire più o meno cosa intendavamo noi per campagna di sensibilizzazione. Il signor Lorenzo Fabbri ci ha spiegato quello che sta avvenendo nel resto d'Italia e ha preso ad esempio Milano, ma all'interno del progetto ha messo anche come esempio un'iniziativa che è stata fatta credo a Monteverde con Daje Monteverde, dove appunto vengono diciamo messi in contatto tutte le varie realtà commerciali che ovviamente aderiscono a quel progetto in modo che i cittadini hanno diciamo una mappatura di tutte di tutti gli esercizi commerciali che aderiscono a quel progetto per poter poi prenotare la loro spesa online. Ora, noi abbiamo già esperienza in questo diciamo, periodo di emergenza Covid, sappiamo che ci sono state delle iniziative dai mercati ma anche da parte di alcuni esercenti che via Facebook, diciamo prima di tutto, hanno potuto lavorare, se così possiamo dire, attraverso appunto questi strumenti online per poter in un certo qual modo arrivare ai cittadini, ai potenziali acquirenti. Quello che invece noi vogliamo fare, credo che sia molto più capillare e probabilmente anche più incisivo, è una campagna su tutto il territorio per sensibilizzare appunto i cittadini a voler in un certo qual modo dirottare i propri acquisti sul commercio locale, dando però loro anche un tipo di motivazione. Non è semplicemente incrementare l'acquisto sul territorio semplicemente ed esclusivamente per aiutare i commercianti, ma far capire loro che il commercio locale, se rimane attivo sul nostro territorio, è anche a difesa del territorio stesso, perché sappiamo benissimo che una via Tuscolana o una via Appia, dove si cominciano ad abbassare ancora di più saracinesche, questo significa per noi tutti anche una sorta di avvio al degrado delle nostre vie principali. Quindi noi dobbiamo tutelare il commercio locale principalmente proprio per questo motivo che vi ho enunciato poc'anzi. Quindi quello che io volevo fare, io magari vi condivido un attimo le slide per ricordarvi come funziona. Allora, queste slide parlano delle varie premesse riguardanti appunto l'emergenza Covid,
parla di alcune direttive che si sono prese, diciamo, per quanto riguarda diciamo un impianto di sensibilizzazione, ma di per poter in certo qual modo arrivare ai potenziali acquirenti, e ha individuato due tipi di canale: la spesa rossa e io resto a casa delivery, che sono poi, diciamo, gli strumenti che sono stati più usati. Ha fatto l'esempio del comune di Milano e il quartiere di Monteverde, Condaia e Monteverde, e come abbiamo letto sul verbale che abbiamo appunto sentito prima, letto appunto dalla nostra segretaria, questa campagna di multi channel, e ovviamente loro individuano nell'offline e online i diversi strumenti. Per quanto riguarda l'offline, il green graffiti, il fanzine, il flyer e il vetrofanie, e per quanto riguarda l'online, il landing page, Facebook, IG, UGC, il digital supporter e Fidelity Card, che alcuni di questi sono già in uso sul nostro territorio. Partendo dall'offline, ovviamente lo slogan è "compro sotto casa", e questi sono i graffiti che loro hanno pensato da poter apporre praticamente su tutto il territorio del settimo municipio, ovviamente nelle vicinanze delle due vie consolari. Come potete vedere, noi questi graffiti li abbiamo già utilizzati per le piste ciclabili e per i mercati, sono abbastanza visibili, ma se si vogliono poi cancellare, questi vengono cancellati con un getto di acqua a forte pressione, di acqua calda, quindi siccome sono dei colori naturali, vengono appunto rimossi con l'acqua calda. Questi sono altri slogan che loro hanno pensato: compro locale un sostegno reale, io compro sotto casa, fai vivere il tuo quartiere. Come voi vedete in ogni graffiti... Scusami, sì. Noi non vediamo comunque. Vedendo la condivisione, Presidente. Forse gli invitati non la vedono, vero? No, non la vedo, io personalmente okay. Neanche la vedo, sono Claudia. Allora, aspettate un attimo. Adesso la vedete? Adesso sì. Perfetto. Quindi questi sono i graffiti di cui vi parlavo, sono stati pensati con questi slogan che sono abbastanza essenziali, ma d'impatto. Vengono apposti sui marciapiedi, quindi le persone che solitamente transitano sui marciapiedi delle vie Tuscolana e Appia, ma anche quelle limitrofe, saranno sicuramente attratti da questo tipo di graffiti, anche perché sono, come voi vedete, abbastanza visibili e quindi possono destare l'attenzione di chi passa nelle vicinanze. Lo shopping del vicino è sempre migliore, fai vivere il tuo quartiere, insomma. Quello che poi vedete, ci sono ad ogni graffiti c'è una QR code che con i cellulari si possono attivare, e da qui si può decidere se fare una mappatura, per esempio, di tutti gli esercizi commerciali aderenti a questa iniziativa, in modo che il potenziale acquirente che magari cerca un determinato negozio sa più o meno a quale civico si trova, eccetera. Ma addirittura si può anche fare una sorta di vetrina virtuale, quindi proprio per cercare di motivare molto di più l'acquisto del potenziale acquirente.
Questo è quello che loro ci consigliano, quindi di fare una sorta di mappatura del territorio. Hanno fatto degli esempi. E poi le fanzine, che sono, diciamo, appunto questi, questi, come posso dire, dei piccoli cartoncini dove appunto vengono ritratti diciamo le varie attività in maniera fotografica, e poi ci sono questi flyer, e questo, diciamo, potrebbe essere un po' un'idea. Come vedete, ci sono anche le vetrofanie con i QR code, quindi non saranno solo graffiti a terra, ma verranno apposti anche nelle vetrine dei commercianti aderenti. E questo credo che sia, poi vabbè, ci abbiamo le varie idee per quanto riguarda l'offline, e quindi si potrebbe anche pensare a una visibilità sulla pagina Facebook del Municipio Settimo, e questo è quanto. Io credo, un'altra cosa importante, e questo magari lo vediamo da settembre, la possibilità di vedere, non solo con la Fidelity Card, ma anche vedere delle possibili convenzioni tra commercianti e magari attività a livello municipale, parliamo di, non so, di palestre, piscine, eccetera, in modo che possiamo creare un connubio per aiutare poi alla fine entrambi le attività, che sia quella sportiva che sia per esempio l'attività commerciale. Quindi questo lo vedremo a settembre, parlando anche con gli uffici, quanto, diciamo, può essere fattibile anche questo percorso. Avevamo pensato, ma questo ne avevamo parlato in quella commissione, avevamo pensato magari chi compra in determinate attività commerciali aderenti a questo progetto possono rilasciare magari un coupon o una tesserina appunti per avere magari accesso in una piscina, o magari vedere addirittura delle altre convenzioni attraverso le palestre che noi abbiamo municipali. Quindi questo magari lo dobbiamo elaborare, e sarei contenta se ci fossero comunque le associazioni dei commercianti coinvolte, proprio per cercare insieme di trovare un possibile progetto anche per quanto riguarda questo tipo di convenzioni. Io credo di aver presentato più o meno e aver riassunto un po' quello che ci siamo detti alla precedente commissione, anche perché da settembre, considerando anche i tempi, perché io vorrei andare abbastanza veloce, perché questa campagna vorrei farla partire prima dell'attività Arte in Via, dell'evento Arte in Via, quindi grosso modo verso la fine di settembre, gli inizi di ottobre, quindi avrei già in mente di fare un atto di indirizzo da metterlo sotto approvazione per il Consiglio Municipale, e quindi credo che già alla prima e al massimo alla seconda commissione di settembre vorrei già presentarlo in bozza. Non so se alcuni commissari hanno un intervento da fare in merito a questo, o magari hanno delle idee ancora più avanzate rispetto a quello che io ho elencato e enunciato in questa commissione. Dopodiché lascerei la parola al nostro ospite, il signor Gianni, per avere anche un suo parere. Prego intanto la parola ai commissari. Magari dopo posso parlare, grazie. Sì, prego Gianni. Aspetto. Magari dopo l'intervento del... Ciancio, comunque ti sentiamo molto lontano, dopo l'intervento dell'ospite parlo, va bene? Va bene, va bene. Chi vuole intervenire?
Non vedo nessun intervento. Allora il signor Gianni, se vuole intervenire, prego. Presidente, presidente. Eccomi. Mi scusi, io chiedo perché non ho ancora capito qua alla fine la procedura. Non essendo stato invitato formalmente, non dobbiamo verbalizzarlo. E dobbiamo anche interrompere la registrazione? Io credo sia stato sempre fatto così, lo sa presidente, che purtroppo debba essere fatto proprio così. Elisa, tu che pensi? Elisa non mi sente. Ma sì, bisogna... Guardi, presidente... Allora, facciamo così, interrompiamo intanto la registrazione. Sì, interrompiamo la registrazione. Poi, ovviamente, così se puoi... evitiamo problemi. Dichiarazioni. Se vuoi metterla per... Però, voi capite che a me interessa sapere cosa ne pensano i commercianti della Tuscolana, perché sono stati gli unici che quel giorno non erano presenti, e magari da loro possiamo avere anche qualche idea in più. Allora, io interrompo intanto.